come sempre anche il calendario macroeconomico è importante, ma in generale le notizie macro per andare a definire quello che potrebbero essere le risposte dei mercati naturalmente. E allora andiamo subito a vedere alcuni dati che arrivano dalla Germania, la locomotiva europea, così cominciamo a concentrarci anche sulla situazione europea in vista dei prossimi step. Come vedete, gli ordini alle fabbriche tedesche vedono un rialzo siamo a 4,5% rispetto alla rilevazione precedente che era del 3,3%. Gli analisti avevano previsto un ribasso, quindi non solo questo dato riporta sicuramente un risultato positivo, ma gli analisti avevano previsto un peggioramento della situazione. L'indice PMI sul settore delle IHS Market 45,5, qui siamo in ribasso rispetto al 48, ma insomma ci concentriamo sul primo punto. L'Europa sotto osservazione anche per il tema Recovery Fund, quindi con i paesi che devono presentare i progetti per ricevere i fondi, naturalmente che andranno a servire, a essere usati per gli investimenti, soprattutto sulla digitalizzazione e sulla green economy, ma insomma sicuramente con dei mercati che rispondono anche a queste sollecitazioni. Partiamo da qui per poi rispostarci in America e per tornare anche in Italia, insomma di cose da dire ce ne sono tante. Saluto Andrea De Gaetano, buongiorno Andrea, ben trovato. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Andrea, insomma, tante tante questioni. Ci sono già anche dei messaggi, tra poco vado a leggerli, amici che naturalmente sono interessati a capire su cosa è possibile in questo momento mettere gli occhi, no? Proprio in vista della situazione futura che è ancora incerta. Partiamo da qui. Situazione incerta su tutti i fronti a livello mondiale, quindi sia che si parli di Europa, sia che si parli di America. Sì, la situazione è molto incerta con dei dati e delle notizie che continuano a colpire anche a livello, secondo me, emotivo, perché vediamo un sentiment che rimane molto negativo e molto preoccupato, e lo si legge in tutti i documenti ufficiali. L'abbiamo visto anche appena uscito il NADEF italiano, che ricalca il fatto che stiamo vivendo una delle peggiori crisi del dopoguerra. E dall'altra parte vediamo che, a fronte di dati che sono quelli passati, che riguardano il PIL, che riguardano l'andamento economico, che sono catastrofici, vediamo delle prospettive comunque di forte rimbalzo, e dei dati, alcuni dati economici, come per esempio i PMI composite che sono usciti nelle scorse settimane dell'Eurozona, ma anche negli Stati Uniti, gli ordini industriali di oggi in Germania, che sono sostanzialmente quasi doppi rispetto alle attese, vediamo che c'è un forte rimbalzo dell'economia reale. E quindi è un quadro a due facce, che a mio avviso necessita di essere interpretato con una certa calma. Quindi la risposta a chi chiede dove focalizzarsi è anche non avere fretta di operare finché non si riesce a capire meglio qual è la direzione che il mercato vorrà prendere. Per ora siamo in una fase di fortissimo rimbalzo, che è stata quella che è partita da marzo fino ad agosto. C'è stata una correzione per quanto riguarda gli indici azionari, dovuta perché il rimbalzo è stato ininterrotto per 5 mesi circa, e quindi una correzione era fisiologica. E a questo punto bisogna chiedersi, bisogna guardare, cercare di capire se effettivamente da qui poi si ripartirà, e quindi il mercato riprenderà a salire, oppure se effettivamente dopo il rimbalzo che c'è stato da marzo a oggi, in coincidenza con la difficoltà anche dei governi, anche a mio avviso della politica monetaria, a far fronte al tipo di situazione, nel senso che gli stimoli ci sono stati enormi, ma poi a un certo momento finiscono, capire quale sarà l'evoluzione dell'economia reale e quindi anche dei mercati. Esatto. Tu hai parlato giustamente subito di componente emotiva, Andrea, no? Perché poi il sentiment è vero che. Allora, è una domanda un po' che magari rischia di aggrovigliarsi un po' su se stessa, ma insomma ci porta poi a considerare altre questioni. Solitamente quando, per esempio, valutiamo i dati sul sentiment, ce lo diciamo da soli, insomma, attenzione perché è solo il sentiment. In questo momento però solo il sentiment sembra un po' fuori luogo, è tutto, perché naturalmente il sentiment, la parte emotiva, come giustamente dici tu, condiziona poi le scelte che vanno a impattare direttamente sull'economia reale, no? Questo è l'elemento primario, cioè visto che parliamo sempre di market mover e di quello che i mercati stessi respirano.
Sì, è corretto. Quello che c'è da dire è il fatto che appunto ci siamo di fronte a un cigno nero, che è questa pandemia che nessuno di noi ha visto nel corso della propria esistenza, e quindi questo va a influenzare le scelte quotidiane, quindi anche le scelte d'acquisto dei consumatori, i comportamenti, e ha un impatto diretto sull'economia reale, e l'evoluzione di questo fenomeno è difficile da prevedere. Quindi siamo comunque in un contesto di decisione, in condizioni di incertezza, che è quello, di fronte al quale di fatto gli operatori finanziari si trovano tutti i giorni, nel senso che è un lavoro che ha una componente aleatoria molto, forte, e questo fenomeno va ad aumentare la componente aleatoria, essendo difficilmente prevedibile. Da un punto di vista, siccome il ragionamento che può avere senso fare è quello di concentrarsi in parte sui dati reali, cioè di quello che sta succedendo, cercare di scegliere, distaccando appunto la parte emotiva da quello che sono poi i dati, e cercare di vedere anche quello che sarà il futuro, nel senso che i mercati tendono sempre ad anticipare nei prezzi quello che succederà, e da questo tipo di situazione devono venire fuori delle scelte operative. Ci sono anche, quello che stavo osservando in questo periodo, che è una cosa veramente molto particolare, il fatto che di fronte a questo contesto estremamente impressionante, sia dal punto di vista della vita quotidiana, sia dal punto di vista dei mercati e della volatilità che è risalita dopo l'estate, vediamo che c'è un settore che è uno dei settori più grossi, cioè che è quello dei bond governativi. Con degli indici di volatilità, il MOVE, per esempio, che è l'indice di volatilità sui treasury americani, che sta toccando i minimi mai toccati, quindi come se fosse completamente apatico di fronte a tutto quello che sta succedendo, e vediamo dei rendimenti anche dei bond governativi mondiali che rimangono comunque, nonostante un leggero ripresa dei rendimenti in alcune aree, comunque molto vicini ai minimi di sempre. Quindi è veramente uno scenario molto particolare, e anche in questo contesto, secondo me, ha senso seguire molto l'andamento dei bond, che sono a mio avviso la guida principale, insieme ai cambi di quello che è poi anche il futuro e l'andamento dei mercati azionari. Certamente, Andrea, visto che stiamo parlando di titoli di Stato, io ti faccio subito una domanda che arriva da Alberto e poi parliamo proprio di casa nostra, perché chiaramente con la premessa, no, delle difficoltà legate al coronavirus è chiaro che tutto è reso più difficile proprio da questa incertezza. In questi giorni si sta preparando, il governo sta preparando la NADEF, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Chiaramente si parla di previsioni, leggo solo questo numero del PIL che sono date in peggioramento a meno 10,5, quindi abbiamo anche raggiunto la doppia cifra. Sai che abbiamo sempre detto attenzione perché il PIL potrebbe calare addirittura a doppia cifra, c'era un po' questo spauracchio, ma insomma molti hanno sempre sostenuto, molti esperti, molti economisti hanno sempre sostenuto che sarebbe stato semplice poi anche arrivare al giorno, no, in cui avremmo detto sì, purtroppo questo 10% lo tocchiamo il ribasso. Ma detto questo, appunto, quindi c'è interesse nel capire come si deve guardare al sistema paese, quindi a casa nostra, no? Alla nostra situazione interna. Allora, Alberto scrive: il BTP 2067 rischia un violento storno o continuerà il trend di crescita? Partiamo da qui e poi ti chiedo un commento su appunto una manovra, una legge di bilancio, una manovra che quest'anno è penalizzata da tutte queste previsioni a cui ho fatto cenno, insomma, in modo molto, molto volante, però poi ci entriamo nel dettaglio. Sì, allora il tema a mio avviso è questo, l'abbiamo visto anche con quello che è venuto fuori dal Fondo Monetario Internazionale, ovvero il Fondo Monetario Internazionale sta esortando gli stati a preoccuparsi molto meno delle condizioni della spesa pubblica, e anzi li esorta a spendere di più in infrastrutture per rilanciare le economie. Questa, secondo me, è una svolta di un'organizzazione internazionale di altissimo profilo, che a mio avviso dovrà guidare le scelte degli stati, ovvero il quantitative easing abbiamo visto che ha avuto sicuramente un'utilità anche molto importante, ma sta pian piano finendo le munizioni, e molti problemi che si era preposto di risolvere, come
ad esempio il raggiungimento del target di inflazione al 2%, non li ha risolti. Quindi il tema a questo punto passa nelle mani degli stati che dovrebbero decidere di spendere di più a livello infrastrutturale, trascurando, se vogliamo, quelle che erano le misure rigidissime che erano state decise sia in sede di Costituzione europea e poi reiterate, quindi quelle ovviamente di misure molto rigorose sul deficit PIL, sulle dimensioni dei debiti pubblici. Cioè io credo che gli stati non abbiano molte alternative se non quelle di chiudere un occhio sul livello di debito, e a mio avviso anche l'Italia dovrà farlo, e abbiamo visto che nel DEF appunto c'è questa previsione di un PIL che nel 2020, dopo il gravissimo tracollo del secondo trimestre, e nonostante una previsione di rimbalzo nel terzo trimestre, si dovrebbe chiudere a meno 9. Questo è il quadro macroeconomico tendenziale sintetico del NADEF, e poi ci si aspetta una risalita del 5,1 nel 2021, del 3% nel 2022, dell'1,8 nel 2023. E quello che in realtà si vede è una esplosione del livello tra debito e prodotto interno lordo, che passerà, secondo le previsioni del NADEF, al 158%, dal 134,6% del 2019, quindi un balzo enorme, e anche del deficit PIL, che sarà del 10,8%, dall'1,6% del 2019. Quindi sono numeri veramente impressionanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli stati spenderanno in più, saranno costretti a mettere mano al portafoglio. Di fatto gli stati stanno godendo di queste politiche monetarie che consentono di spendere meno nel finanziarsi, perché i rendimenti anche sulle scadenze molto lunghe sono molto bassi. E per arrivare poi alla domanda di Alberto, io direi questo, cioè che il trend sui BTP lo stiamo vedendo, è molto forte, come abbiamo detto in altre occasioni, perché è uno dei pochi titoli di Stato dell'Eurozona che rende, quindi c'è molta domanda di rendimento e tutti sanno che c'è il sostegno delle banche centrali. Dall'altra parte si inserisce in un contesto di tassi ai minimi storici, di debiti in espansione, e in questo momento una percezione del tema inflazione che è sui minimi. Cioè abbiamo visto quest'anno che dal 2016 non si verificava un fenomeno deflattivo, con un calo negli ultimi mesi molto forte dell'inflazione europea, quindi questo è già incorporato nei BTP lunghi. Quindi a mio avviso è molto difficile trovare il timing perfetto di uscita da un trade del genere. Va però ricordato che siamo sicuramente sulla parte alta di questo trade, potrebbero esserci allunghi ancora marginali verso l'alto, però ecco, io già da un po' su un posizionamento del genere sarei molto attento, e viceversa, se dovessero esserci degli spunti a rialzo, addirittura penserei a delle posizioni ribassiste, nel senso che con questi stimoli fiscali, questi stimoli monetari, di quello che stiamo vedendo nei dati, che in realtà sono un po' meno peggio delle attese, anzi molto meno peggio delle attese, Esatto. potrebbe ripartire l'inflazione, potrebbe, e a quel punto ecco, vedere dei tassi, dei tassi, partirei da quelli americani o da quelli tedeschi, ma quindi anche di conseguenza anche da quelli italiani così bassi, quindi dei rendimenti così bassi sui titoli di Stato, ha poco senso. Quindi dovrebbe, quello che mi aspetterei come scenario, soprattutto in un caso di risoluzione benigna di questa pandemia, cioè di un'evoluzione del quadro positiva, che a quel punto appunto ci sia un forte rimbalzo economico, e a quel punto uno sgonfiamento dei titoli di Stato, e anche diciamo che questo potrebbe avvenire anche in un quadro magari non totalmente benigno, nel senso che comunque sono rendimenti che a questi livelli finiscono poi per di fatto non proteggere dall'inflazione, salvo andare su scadenze così lunghe che però sono anche molto, molto Sì, pericolose. chiaramente per cambiare anche argomento e mettere sul tavolo un altro tema, Trump, insomma, ha sempre mosso le redini, no, della situazione dei mercati, e abbiamo visto questo colpo di scena. Ora, ovviamente lo diciamo senza ironia, visto che comunque parliamo di coronavirus, cioè di Trump che è risultato positivo al coronavirus, e ovviamente le borse hanno reagito inizialmente con un grosso timore, per poi rassicurarsi quando Trump in effetti è uscito
dall'ospedale. Ci avviciniamo, Andrea, alle presidenziali, quindi sempre di più nel mirino, insomma, quello che succede in America. Come vedi, ti posso chiedere un tuo ragionamento intorno a questa campagna elettorale un po' anomala. È tutto anomalo, ovviamente, nel contesto del coronavirus, ma lo è anche la campagna elettorale alle presidenziali. Cosa potrebbe succedere, ovviamente, come i mercati e cosa i mercati potrebbero, a cosa, scusami, potrebbero aggrapparsi in questo momento guardando l'America? E poi parliamo anche di euro-dollaro, quindi come vedi il cambio? Sì, beh, allora dal punto di vista delle elezioni secondo me è veramente molto difficile fare delle previsioni, nel senso che intanto è questo fatto di un presidente che si ammala con il rischio di doversi ritirare dalle elezioni. Trump sembra evidentemente che non ne abbia la minima intenzione, però è un qualcosa che non si è mai vista in tutta la storia degli Stati Uniti, quindi questo diventa molto, molto difficile fare delle previsioni di questo tipo. Da un punto di vista pratico, secondo me, diciamo che non mi farei condizionare troppo finché non si saprà un risultato certo. Abbiamo già visto in molte occasioni che è difficile fare delle previsioni, dove la considerazione che faccio è la seguente. Nelle ultime ore i sondaggi sono molto più favorevoli a Biden, per ovvie ragioni, ovvero la paura appunto anche di questo coronavirus e che quindi Trump abbia delle conseguenze. Dall'altra parte, questa reazione, che è molto positiva, che ha avuto Trump, potrebbe rafforzarlo ulteriormente, e tra l'altro gli auguriamo tutti di stare bene. Se dovesse effettivamente riuscire ad aver archiviato, come vuol far vedere, questo coronavirus in pochi giorni. Quindi, a mio avviso, il tema è che Trump ha molto carisma, di fatto è andato a toccare delle corde molto sensibili che sono quelle dell'economia, dei mercati. Di fatto, anche nel dibattito virulento che ha avuto con Biden, ha fatto vedere. Ha dato spazio, appunto, detto questo chiudere diciamo, queste barriere anche doganali, queste barriere agli ingressi hanno anche tutelato, se vogliamo, quello che avrebbe potuto essere un quadro peggiore dal punto di vista dell'arrivo di nuovi stranieri e della circolazione del virus, e magari lui l'ha fatto senza quasi pensare a questa cosa, però poi di fatto ha avuto probabilmente un effetto meno negativo. Dall'altra parte c'è tutta la gestione, che evidentemente non è stata positiva, della situazione poi interna al paese con il coronavirus. Rimane il paese in testa a livello di numero di contagi, quindi potrebbe esserci diciamo una parte dei suoi fedeli che poi cambiano faccia, che vanno dietro a Biden e che quindi seguono e sostengono Biden. Ecco, e poi diciamo che le considerazioni le farei successivamente, perché effettivamente si possono avere delle politiche economiche molto diverse. Biden ha fatto capire molto chiaramente che vuole rialzare i corporate tax, poi ecco, bisognerà capire se riuscirà a farlo, anche perché poi dovrà capire anche la maggioranza che avrà tra Congresso, cioè tra Camera e Senato, e quindi, come dire, sono così numerosi gli scenari che si possono delineare che bisogna, secondo me, aspettare che ci sia l'elezione, cercare di capire quale sarà con quale maggioranza uno dei due vincerà. Lo scenario peggiore per i mercati è quello chiaramente di un'incertezza, quindi di un risultato che potrebbe essere contestato da Trump. Questo l'ha fatto capire abbastanza chiaramente, quindi questo sarebbe chiaramente molto negativo. Dall'altra parte, appunto, direi di aspettare dopo per capire poi quali sarà lo scenario. Farlo prima, secondo me, non dico una perdita di tempo, ma può essere assolutamente futile, nel senso che poi abbiamo visto che fare previsioni elettorali è difficilissimo. Certo, no, assolutamente. È sempre abbastanza improbabile, riuscire a azzeccare, no? Il risultato, forse in America ancora di più, rispetto all'Italia. Insomma, i sondaggi lasciano il tempo che trovano proprio per il sistema, elettorale e, appunto, poi nella pratica come si elegge il presidente. Ma insomma, però in questo contesto ancora di più. A livello operativo sull'euro-dollaro, che cosa ci dice Andrea? Allora, a livello operativo, allora, l'euro-dollaro a questo punto è in una situazione abbastanza incerta, nel senso che abbiamo visto che è arrivato nella resistenza un po' numero tondo, che era l'1,20, da cui poi è stato respinto,
Abbiamo visto che l'1,16 è comunque a questo punto un supporto molto importante. Io direi che forse il supporto maggiore è l'area 1,14,5-1,15, e adesso in questa fase siamo un pochino in mezzo. Quindi l'idea è che ci possa essere, almeno nel breve, un nuovo tentativo di discesa dell'euro e risalita del dollaro. Io mi aspetterei, ecco, magari o un doppio minimo, oppure un minimo più basso in area 1,14,5-1,15. Questo secondo me sarebbe un'ottima opportunità per vendere dollari. E in ogni caso, appunto, poi chiaramente bisognerà capire l'evoluzione dell'Europa, e quindi è uno scenario molto difficile da prevedere nel lungo, però quello che si capisce, soprattutto se dovesse vincere Biden alle presidenziali, è molto probabile che le politiche di Biden potrebbero creare un ulteriore deficit, spese sia dal punto di vista della sanità sia delle infrastrutture, quindi una situazione che dal punto di vista del bilancio degli Stati Uniti potrebbe peggiorare ulteriormente. Questo depone a sfavore di dollaro. Quindi io nel breve, anche a livello tecnico, diciamo che spunti di brevissimo non ne ho, nel senso che è una situazione dove veramente il cambio è molto in una fase intermedia, e a mio avviso non è un caso, perché anche l'euro-dollaro sta aspettando evidentemente di capire meglio chi vincerà le elezioni presidenziali. Nel brevissimo, quindi proprio a livello orario, a livello di un trading di breve, l'area 1,18 a questo punto è una resistenza. L'area 1,16,5-1,17 è un supporto, quindi io tendenzialmente in prossimità di 1,18 sarei ancora un po' compratore di dollari, ma in un'ottica di breve termine, cercando di andare a prendere un paio di figure tra 1,15 e 1,14,5, dove andare a chiudere la posizione. Va bene Andrea, allora come ti chiedo sempre in chiusura operativamente per concludere se abbiamo anche scordato qualcosa o se tu per primo vuoi mettere in risalto qualche indicatore che non abbiamo valutato, lascio a te la conclusione, la chiusa. Allora, io appunto sto monitorando molto i treasury, il decennale e il trentennale americano, dove a mio avviso possono esserci delle opportunità di andare a ribasso. Questo vale anche sul BTP italiano. Non ho fretta di farlo, nel senso che appunto è una situazione dove c'è un forte sostegno da parte delle banche centrali ai titoli governativi. Dall'altra parte, quello che si è visto appunto è che c'è uno scostamento eccessivo tra l'andamento del Treasury, quindi i rendimenti che sono ancora bassissimi, e la borsa che è molto molto alta. Ecco, tra le due, visto appunto la situazione che a livello economico sta migliorando, nonostante appunto la percezione che è sempre molto molto emotiva, dei rendimenti così bassi sui Treasury credo che siano difficilmente sostenibili, e altrettanto sul Bund e sul BTP. Quindi io tendenzialmente sto valutando, appunto, in caso di nuovi spunti a rialzo, comunque di una presa di direzione un pochino più decisa, di prendere delle posizioni ribassiste su questi strumenti. Viceversa, ecco, nel brevissimo sto guardando anche dei titoli petroliferi, nel senso che il petrolio comunque è abbastanza sostenuto, nonostante l'aumento della produzione di Libia e di altri paesi. E vediamo che comunque l'area 40 la sta tenendo da un po', e quindi sto valutando anche l'ingresso su alcuni titoli petroliferi, nell'ottica di un rimbalzo, anche qui secondo me più di breve termine, nel senso che l'outlook è ancora molto incerto. Ok, bene, Andrea De Gaetano, grazie mille per la tua collaborazione. Naturalmente i nostri amici possono contattarti se volessero farlo. Ricorda una tua mail, un tuo canale, insomma. @outlook.com o il mio numero di telefono, che è 348 3861 285. Grazie mille a voi. Grazie Andrea, grazie a te, ci mancherebbe per la preziosa collaborazione. Buona giornata, ci sentiamo Buona giornata. presto anche per altri approfondimenti. Allora, tra poco invece lo spazio dedicato a voi, non solo naturalmente ancora alla view dei mercati, ma a voi con i titoli a vostra scelta. Con noi in diretta ci sarà Enrico Jay che risponderà alle vostre domande.